Buongiorno, questo è un tentativo di video lezione a distanza per la mia classe seconda tour, lezione di grammatica francese sul passé composé, un argomento che dovevamo introdurre molto prima e siamo un po' indietro col programma per cause non solo derivate da questa emergenza, ma da altre cose che ovviamente non ci interessano particolarmente, ma l'importante è provare a recuperare nel limite della possibilità. E niente, io avrei dovuto avere con me il libro di grammatica, la Grammaire, che purtroppo però ho lasciato a scuola e l'ultima volta che ci sono stato, ormai è passata già una settimana da quando non andiamo a scuola perché le scuole sono chiuse per questa emergenza, quindi in attesa di poter passare da scuola a recuperare il libro, possiamo fare la lezione, possiamo introdurre la lezione di grammatica e così magari a situazione, così siamo in ambito. Io ovviamente utilizzerò il libro Échange, che sarebbe questo qua, che io ho in adozione per le classi prime di quest'anno, ma che essendo un libro di grammatica è una methode molto efficace, secondo me può andare bene anche per la mia classe seconda, anche perché gli argomenti di grammatica sono quelli alla fine. Magari la Bode Grammaire avrà degli esercizi supplementari, però magari quando ritorneremo, spero presto, potremo esercitarci su quello. Però anche qui, come vedrete dal materiale supplementare che metterò sulla bacheca del registro elettronico anche per questa classe, ce n'è di materiale. Quindi cerchiamo, nel limite del possibile, di fare questa lezione. Immaginiamo di essere alla prima ora di martedì, che noi abbiamo un'ora, perché poi per la lezione da 2 ore cerchiamo di organizzarci diversamente, ma credo che comunque in questo periodo lavoreremo più che altro sulla grammatica, quindi il vostro libro di che avete voi in adozione non ci penso proprio a utilizzarlo per le lezioni a distanza perché non è fatto per niente bene, mi dispiace dirlo, ovviamente non dico neanche il titolo, voi lo sapete. Ne abbiamo parlato in classe, quello ci serve più che altro per le lezioni di civiltà sulla parte turistica. Mentre per la grammatica useremo la Bo Grammaire e in questo caso, in questa emergenza, ci possiamo aiutare con Echange, di cui vi manderò gli schemi e vi manderò anche degli esercizi da fare. Mi raccomando, non perdete l'allenamento perché altrimenti. Poi questo è un argomento importantissimo e mi dispiace tantissimo doverlo fare via video lezione con tutti i limiti e le scomodità che ci sono, ma purtroppo questo è l'argomento più importante del secondo anno. Se non è stata raccomandata, cerchiamo almeno di fare le cose per bene, nel limite delle possibilità. Allora, abbiamo detto il passé composé. Innanzitutto, il passé composé è un tempo composto ed è il primo tempo composto che studiamo nel programma di francese del turistico. Finora il programma di prima ha previsto dei tempi semplici, presente indicativo, l'imperativo, e abbiamo fatto anche i gallicismi, o meglio, avreste dovuto farli l'anno scorso, forse avete fatto solo il futur proche. Noi quest'anno, all'inizio dell'anno, abbiamo ripreso i gallicismi, abbiamo fatto anche il présent progressif e il passé récent, e voglio partire proprio dal passé récent per vedere la differenza nell'uso, perché come nell'uso tra passé récent e passé composé. Quindi noi abbiamo già studiato un tempo passato, ma ci sono alcune differenze. Innanzitutto, il passé récent, come dice il nome, passato recente, è un tempo verbale che si usa per indicare un'azione appena terminata. Quando noi in italiano diciamo ho appena studiato questo argomento, il treno è appena partito, c'è questo appena, che in italiano corrisponde a un avverbio, attenzione perché l'analisi grammaticale è molto importante, nonché l'analisi logica di questo argomento, quindi cerchiamo di fare mente locale. Quindi, se io dico il treno è appena partito, possiamo tradurre con le train viennent di partire, quindi usiamo il soggetto e venir de più l'infinito. Ovviamente il passé récent lo possiamo usare quando un'azione è appena terminata. Nel momento in cui troviamo un avverbio di tempo, tipo ieri, lo scorso mese,
nel 1984, per esempio, c'è un'azione che indica un'azione, un tempo verbale, un avverbio che indica un'azione terminata, finita, non possiamo utilizzare il passé récent, ma dobbiamo utilizzare il passé composé. Allora, il passé composé corrisponde al passato prossimo italiano, quindi si costruisce con il soggetto, ci possiamo aiutare con il libro un attimino. Allora, soggetto, sujet, l'ausiliare, essere o avere, ovviamente sottinteso, coniugato al presente indicativo, che poi lo conoscete benissimo, perché altrimenti non si arriva in seconda senza sapere sapete quei due verbi, è seguito dal participio passato del tempo verbale che vogliamo, del verbo che vogliamo usare. Esempio, parler, parlare, je parlais, io ho parlato, ovviamente je ai, ai come verbo vocale, quindi je. Parle, participio passato dei verbi ner, che poi vedremo anche la formazione dei vari participi passati. Si toglie la R dell'infinito e si mette l'accento acuto sulla E. Accento obbligatorio. Sul participio passato dei verbi ner, l'accento è obbligatorio. E vi darò una bella notizia: alcuni verbi tipo alle, che al presente indicativo erano irregolari, al passé composé, cioè il participio passato di questi verbi diventa regolare, vale a dire segue tutte le regole degli altri verbi ner, in particolare aller diventa allé, cioè andare, andato, in francese dice allé, togliamo la R e mettiamo l'accento acuto sulla E. Vedete il secondo esempio, allé, je suis allé, ovviamente c'è una E supplementare che poi vedremo cos'è, ma voi avrete già capito. Tu e alle, eccetera. Quindi, soggetto, ausiliare coniugato al presente indicativo, participio passato, e il resto della frase. Quando il resto della frase è costituito da un pronome e da un complemento oggetto diretto, quindi entra qui in gioco l'analisi logica che abbiamo già cominciato quando abbiamo parlato di pronomi con e pronomi coi, quindi andiamo a ripassare, approfittiamo di questa pausa anche per andare a ripassare un po' di argomenti passati, come appunto l'analisi logica che avevamo già cominciato, e niente, praticamente questi quattro elementi bisogna considerarli uno in stretta relazione con l'altro, perché nel momento in cui andremo a parlare di scelta dell'ausiliare, di accordo del participio passato, bisogna tener conto anche degli altri elementi, cioè in funzione di un elemento. E la regola, una determinata regola viene applicata. Per esempio, noi sappiamo che in francese abbiamo due ausiliari, non è come in inglese che per i tempi composti si usa avere e chi si è visto si è visto. No, in francese bisogna riflettere sulla scelta dell'ausiliario, perché abbiamo être e avoir, così come in italiano. E nella maggior parte delle lingue neolatine, ovviamente non facciamo, non allarghiamo troppo il discorso, perché altrimenti rischiamo di fare una lezione di filologia piuttosto che di francese. Per quanto riguarda il francese, abbiamo questi due ausiliari, e non possiamo scegliere a casaccio di mettere essere o avere, no, bisogna ragionare. In base a che cosa scegliamo l'ausiliare? Scegliamo l'ausiliare in base al verbo che segue. Allora, bisogna distinguere innanzitutto tra verbi transitivi e intransitivi. Quando abbiamo parlato di analisi logica, l'abbiamo detto cos'è un verbo transitivo. Il verbo transitivo è quel verbo che risponde alla domanda chi, che cosa. Quindi vuole un complemento oggetto diretto, parlando più specificamente del francese, perché in francese tutti i complementi, voi sapete che sono complementi oggetti, però abbiamo complemento oggetto diretto, cod, che sarebbe il nostro complemento oggetto, e tutti gli altri, in particolare il complemento di termine, vengono chiamati coi, complemento oggetto indiretto. Quindi quando abbiamo un verbo che vuole un cod, io ho scritto una lettera, tu hai mangiato una mela, eccetera, e il verbo è transitivo. E i verbi transitivi in francese, nei tempi composti, quindi nel passé composé e in tutti i tempi composti, vogliono l'ausiliare avoir, avere. Quindi io ho mangiato una mela, j'ai mangé une pomme. Tu hai scritto una lettera,
Tu ha écrit une lettre, per esempio. Poi vedremo gli esempi che propone il libro, però giusto per... Quindi ricordiamoci il presente indicativo del verbo avoir, j'ai, tu hai, là, nous avons, vous avez, ils ont, seguito dal participio passato. La maggior parte dei verbi in francese finiscono in er, quindi vi ho già spiegato come si forma il participio passato dei verbi in er, quindi basta togliere la er. Poi beh, écrit invece... E finisce in re, poi lo vedremo. Quindi, scelta dell'ausiliare: con i verbi transitivi si usa l'ausiliare avoir. L'ausiliare avoir si usa anche per coniugare i verbi atmosferici, tipo piovere, pleuvoir, neiger, nevicare, grever, grandinare. I verbi atmosferici in francese vogliono l'ausiliare avoir per il passé composé, per i tempi composti. Per i verbi modali, che mentre in italiano c'è una regola specifica che dipende dal verbo che segue il verbo modale, tipo pouvoir, vouloir, devoir, questi verbi qui in francese vogliono sempre l'ausiliare avoir. E poi l'ausiliare avoir viene usato per altre due categorie di verbi, cioè per un'altra categoria di verbi, i falsi riflessivi, che poi riprenderemo quando vedremo i riflessivi, e per il verbo être. Te pareva, come si può dire, il verbo être purtroppo fa sempre eccezione in francese. E nel passé composé troviamo l'eccezione tipica del verbo être, cioè quella che lo distingue completamente dall'italiano. Mentre in italiano diciamo io sono stato, in francese dice j'ai été. Vediamo un po'. Vedete, j'ai été, tu as été, il, elle, on a été. Nous avons été, vous avez été, ils ont été, ils ont été. È come se dovessimo tradurre io ho stato, tu hai stato. Lo so, suona male in italiano, ma il verbo être sfugge ad ogni regola e purtroppo c'è questa regola qui. Quindi ricordatevi, per coniugare il verbo être al passé composé in francese bisogna mettere l'ausiliare avoir. E questa è una regola che si dissocia dall'italiano, ma... Ripeto, col verbo être dovete abituarvi a convivere con i suoi capricci, perché il verbo être fa sempre eccezione in francese, c'è l'unico verbo che fa sempre eccezione, e lo vedremo anche quando faremo l'imperfetto, in una lezione che spero sia vis-à-vis, perché io sinceramente questa lezione è a distanza, per quanto innovative o sperimentali possano essere, io sinceramente mi danno un po' di, mi mettono un po' di disagio, però vabbè, spero di essere... A più stretto contatto con voi, che la situazione ritorni al più presto normale, perché non si può proprio. Comunque, ritornando a noi, pensiamo a cose più belle. Quindi, l'ausiliare avoir si usa con i verbi transitivi, i verbi atmosferici, i verbi modali, cioè être, pouvoir, vouloir, devoir, il verbo être e i falsi riflessivi. Allora, questo discorso dei falsi riflessivi deve essere preceduto dal discorso sui verbi riflessivi. Prendiamo un verbo riflessivo in italiano. Innanzitutto, un verbo riflessivo che cos'è? È un verbo in cui l'azione del soggetto ricade sul soggetto stesso. Io mi lavo, tu ti alzi, egli si pettina, per esempio. Quindi, se io dovessi farvi la domanda cattiva che faccio sempre all'interrogazione, ma la domanda cattiva perché più che altro se qualcuno vuole arrivare al 9 o al 10 lo faccio per questo, ma non è che non faccio la domanda cattiva per rimandare o non rimandare, queste non sono cose che rientrano nel mio modo di insegnare, ma secondo me può capitare la domanda cattiva, magari la domanda a trabocchetto. I verbi riflessivi hanno un complemento oggetto? Provate a pensarci per 5 secondi. Ebbene, vi dirò che entrambe le risposte, sì e no, sono giuste. In che senso? Ovviamente, se io dico io mi lavo, il soggetto sono io e non ho un complemento oggetto, perché io lavo me stesso. Quindi, noi possiamo dire che i verbi riflessivi non possono avere un complemento oggetto, o possono averlo, ma il complemento oggetto nei verbi riflessivi coincide con il soggetto stesso. Quindi, se voi rispondete sì, dovete dire perché c'è la domanda. I verbi riflessivi hanno un complemento oggetto, la risposta può essere anche sì, ma coincide con il soggetto.
Quindi, essendo dei verbi un po' particolari, come in italiano, i verbi riflessivi vogliono l'ausiliare être. Je me lave, tu te lèves, il se coiffe, eccetera, eccetera, eccetera. Purtroppo, nella traduzione dall'italiano al francese esistono dei verbi che sono riflessivi in italiano, ma in francese non lo sono più, o viceversa. E lì bisogna ricordarsi di alcune regole quando andiamo a fare, soprattutto quando andiamo a coniugare questi verbi al passé composé. Perché se io prendo il verbo muoversi, in italiano il verbo muoversi è riflessivo, vero? Ma in francese sul dizionario trovate bouger, non se bouger. Nel momento in cui andate a fare il passé composé, voi dovete dire io mi muovo, non dovete dire je me bouge, perché non è se bouger il verbo, è bouger, quindi je bouge. E questo è presente. Ma se io dico io mi sono mosso, allora devo utilizzare l'ausiliare avoir. In italiano io mi sono mosso è, usiamo il verbo essere perché è un verbo riflessivo. In francese, non essendo più un verbo riflessivo, non essendo riflessivo nella sua traduzione, che bouger non è riflessivo, vuole l'ausiliare avoir. J'ai bougé. Tu as bougé, il a bougé. Esistono, come detto po poco fa, dei verbi che sono riflessivi in francese, ma non lo sono in italiano. O meglio, se partiamo dall'italiano che forse facciamo prima, passeggiare. Passeggiare in italiano non è riflessivo. Ma se voi andate sul dizionario italiano-francese, trovate se promener e quindi diventa riflessivo. Se io voglio dire io ho passeggiato nel parco, in italiano diciamo io ho passeggiato nel parco, ausiliare avoir, ma in francese, essendo il verbo se promener un verbo riflessivo, dobbiamo dire je me suis promené dans le parc. Quindi, se noi volessimo fare il discorso dei verbi riflessivi, diciamo che i tempi composti, i verbi riflessivi vogliono l'ausiliare être quando sono riflessivi, ma i verbi falsi riflessivi vogliono l'ausiliare avoir. Poi l'ausiliare être si usa anche per i verbi intransitivi di movimento, tipo partir, arrivare, aller, i verbi intransitivi che non hanno un complemento oggetto, che vogliono un complemento introdotto da una specifica, da una preposizione, oppure le train è partì a witer è un complemento di tempo, alle 8, il treno è partito alle 8, oppure nous sommes arrivés au lycée, noi siamo arrivati al liceo. Olise non è un complemento oggetto diretto, ma è un complemento di luogo, un complemento indiretto. E quindi il verbo arrivare non è un verbo transitivo, quindi vuole l'ausiliare ausiliare être. A tal proposito, cercherò di reperire su YouTube un bellissimo video che vi fa vedere che in realtà i verbi che vogliono ausiliare être sono pochissimi, a parte i verbi riflessivi, perché quello è un discorso a parte, ma i verbi non riflessivi che usano l'ausiliare être al passé composé sono veramente pochi. E c'è un modo mnemonico per ricordarseli, però ovviamente c'è una tecnica mnemonica per ricordarseli, ma questo lo vedrete da YouTube se riuscirò a reperire il video, perché dovrebbe esserci da qualche parte. Perché magari lo vediamo anche in maniera più simpatica. E quindi abbiamo detto verbo ausiliare être per i verbi riflessivi, per i verbi intransitivi, per i verbi di cambiamento di stato: naître, mourir, devenir, grandir, anche se grandir in realtà ha delle regole particolari. E quindi niente, praticamente. Si usa per i verbi di cambiamento di stato, naître, nascere, morire, il contrario, non traduciamo perché è brutto in questo periodo utilizzare questo verbo, vorremmo se possibile non utilizzarlo mai, ma soprattutto in questo periodo, divenir, diventare, eccetera, va bene. E quindi questa è la prima parte sul passé composé. Vi manderò del materiale che prendo da Echange e fate gli esercizi. Ci vediamo prossimamente per la lezione prevista da 2 ore, anche se qui non faremo 2 ore perché non
Non si può stare a fare lezione virtuale di 2 ore in videoconferenza. Poi vediamo, per i miracoli ci attrezziamo. Allora, alla prochaine, bonne chance e studiate, mi raccomando.